Lui chi è? È un uomo normale, cioè vedendolo da fuori nessuno avrebbe mai detto, anzi è anche una persona che si presenta come estremamente buona. Insospettabile, marito, padre di famiglia, eppure aguzzino, stalker e alla fine anche un potenziale omicida. Quel giorno lui voleva di nuovo controllarmi il cellulare e io gli ho detto che non poteva più farlo perché insomma avevamo anche avviato le pratiche per la separazione, lui non abitava più lì perché gli avevo chiesto di andare via di casa. E al mio rifiuto lui praticamente ha iniziato a prendermi la testa e mi ha tirato tantissimi i capelli e poi ha iniziato a darmi delle botte molto molto forti sulla testa e praticamente io non riuscivo ad alzarmi in piedi perché ogni volta che provavo lui mi buttava per terra con queste botte sulla testa e poi a un certo punto ha cercato di strangolarmi e ho pensato che sarei morta. Maria e Francesca, nomi di fantasia, scelgono di raccontare la loro storia all'interno della sede di Pronto Donna a cui loro si sono rivolte. Me lo ritrovavo giorno e notte nei paraggi, ha iniziato a venire nel mio luogo di lavoro, fuori comunque dove io lo potevo vedere, potevo ecco rimanere abbastanza terrorizzata dal fatto che comunque lui fosse lì fuori. Dopo che sono stata ricoverata in ospedale è stato attivato il codice rosa. Perché ho tentato il suicidio. Ho pensato che fosse la soluzione, sparito io, sparito il problema. Non avrebbe avuto più modi di danneggiare, non tanto me, io questa è una cosa che dico sempre, quanto i miei figli. Fino ad oggi, nel 2018, sono state 273 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza Aretino. Al pronto soccorso di Arezzo c'è una speciale corsia preferenziale per i casi di violenza, il codice rosa. Uscire dal tunnel si può. Qui trovano innanzitutto ascolto, non giudicante, e una possibilità di pensare ai varie azioni che si possono intraprendere, consulenza legale, consulenza psicologica, la possibilità di essere, far parte di un gruppo di auto mutuo aiuto e poi nei casi in cui c'è bisogno una casa rifugio, quindi una casa a indirizzo segreto in cui possono essere ospitate con i loro figli e una successiva casa di seconda accoglienza per proseguire nel percorso di fuoriuscita. Ecco, c'è anche una novità, insomma, una struttura più immediata grazie ai fondi regionali. Sì, nel 2018 è partito il programma provinciale contro la violenza e contrasto della violenza di genere con tutta la rete che è firmataria del protocollo che a breve verrà rinnovato e questo ci ha permesso di dare una risposta immediata e tempestiva alle donne che quindi si rivolgono a noi o all'ASL o alle forze dell'ordine o ai servizi sociali del comune, quindi una struttura a indirizzo protetto che è in grado di ospitare la donna 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Parlando con tante altre donne che sono nella mia situazione, la cosa che riscopro ogni volta è che queste persone hanno sempre lo stesso modus operandi. E questa è la cosa che mi sconvolge di più, perché sono tutte persone normali, anzi, sono uomini affabili, simpatici, che la società in cui ti dicono ma non è possibile, ma una persona così ti adorava, ti... E allora perché?